Buonasera a tutti, ciao. Nel video precedente ho parlato di Protagora. Stasera è il turno di Gorgia, il secondo grande esponente della sofistica. Gorgia nacque intorno al 485 a.C. a Lentini, provincia di Siracusa. Inizialmente fu un discepolo di Empedocle di Agrigento, poi lui iniziò ad esercitare l'arte retorica e visse tra Atene e altre città della Grecia. Scrisse diverse opere, tra cui l'Encomio di Elena sulla natura e sul non essere. E proprio in questa opera sul non essere, Gorgia ha scritto, ha esposto le sue tre tesi fondamentali. Quali sono queste tre tesi? Allora, la prima, nulla esiste. Seconda tesi, se anche qualcosa esiste, questo qualcosa non è conoscibile. L'uomo quindi non può conoscere questo qualcosa. E terza tesi, se anche è conoscibile, l'uomo comunque non sarebbe in grado di comunicare questo qualcosa. Allora, cosa ha voluto dire Gorgia con queste sue tre tesi? Inizialmente sono state un po' ridicolizzate, non sono state prese sul serio le sue tesi. C'è chi ha visto appunto nelle sue parole una specie di scherzo, di gioco di parole. C'è chi appunto ha visto in Gorgia quel filosofo che un po' voleva prendere in giro i filosofi precedenti, soprattutto Parmenide e gli Eleati. Oggi invece le sue parole sono state rivalutate e sono state interpretate in modo diverso. Allora, partiamo dalla prima tesi. Nulla esiste. Allora, facciamo finta che qualcosa esista. Questo qualcosa può essere 1 essere, 2 non essere, 3 un mix tra essere e non essere. Allora, il non essere non è, e quindi ci siamo tolti subito il pensiero. Però, secondo Gorgia, anche l'essere non è. Quindi mentre Parmenide diceva l'essere è e non può non essere, Gorgia dice l'essere non è. Perché secondo Gorgia, se l'essere fosse, allora questo essere come dovrebbe essere? Uno eterno, oppure al secondo posto generato, oppure terza possibilità, un mix tra eterno e generato. Allora, facciamo finta che l'essere sia eterno, però l'essere, per essere eterno, non deve avere un principio. Se non ha un principio, che cosa significa? Che è infinito. Se è infinito, non si trova in alcun luogo. E se chiaramente non si trova in alcun luogo, vuol dire che non esiste. Quindi cade la prima, diciamo, delle ipotesi sull'esistenza dell'essere, quindi l'essere non è eterno. C'è l'altra possibilità, cioè che l'essere sia generato. Però per essere generato, appunto, generato da chi? L'essere non può essere generato dall'essere, sarebbe una contraddizione. Se l'essere già esiste, non può generare un altro essere, e anche questa seconda ipotesi cade. Quindi alla fine nulla esiste. Cosa significa? Che per Gorgia non esiste l'essere. Quindi non esiste l'essere, non esiste il non essere e di conseguenza se non esiste l'essere e se non esiste il non essere, non può esistere il mix tra essere e non essere. Questo è abbastanza intuitivo. Come ho detto prima, inizialmente queste parole sono state un po' prese poco sul serio, nel senso magari è stato detto che Gorgia un po' voleva dimostrare la sua abilità retorica, di essere bravo nel saper appunto giocare
con le parole, con questa specie di scioglilingua. Oggi invece però le sue tesi sono state interpretate in modo diverso. Allora, quando Gorgia dice che nulla esiste, chiaramente lui non vuole negare l'esistenza della realtà, quello che noi percepiamo con i nostri occhi, con i nostri sensi. Lui molto probabilmente si riferiva a qualcosa di importante, di molto serio, cioè che la nostra mente, cioè noi non possiamo pensare logicamente e ontologicamente l'essere, quindi la nostra mente è incapace, non ha, diciamo, gli strumenti giusti, le potenzialità giuste per poter pensare logicamente e ontologicamente l'essere. Quindi quando lui ha detto che nulla esiste, in poche parole, molto probabilmente voleva dire noi con la nostra mente, con le nostre capacità, non possiamo andare oltre determinati limiti, quindi non possiamo conoscere gli aspetti ultimi del reale. E quindi questo in riferimento alla prima tesi, nulla esiste. La seconda, se anche qualcosa esiste, l'uomo questo qualcosa non può conoscerlo. E qui lui con questa seconda tesi colpisce al cuore la filosofia di Parmenide, la filosofia degli aleati, perché per gli aleati essere e pensiero coincidevano. Invece, secondo il nostro Gorgia, le cose non stanno così, perché il pensiero e la realtà non sempre camminano insieme di pari passo. Il pensiero non sempre rispecchia la realtà, perché se noi pensiamo spesso anche a delle cose inesistenti che non esistono, questo proprio è la dimostrazione che pensiero e realtà non sempre si rispecchiano, non sempre camminano insieme, non sempre vanno di pari passo. Con la terza tesi, quindi, se anche qualcosa è conoscibile, l'uomo in ogni caso non può comunicarla, Gorgia vuole dire che il linguaggio e la realtà sono due cose diverse, quindi anche il nostro linguaggio non ha gli strumenti necessari per parlare degli aspetti ultimi e fondamentali del reale. Quindi linguaggio e realtà sono due cose diverse. Il linguaggio è un'altra cosa rispetto alla realtà. Quindi con Gorgia ci troviamo di fronte alla distruzione, possiamo dire, di ogni forma di metafisica, di cosmologia e di teologia. Quindi con Gorgia ci troviamo di fronte a una forma di scetticismo o agnosticismo, sia a livello metafisico che teologico. Quindi l'uomo non ha la capacità, non ha la forza, non ha la possibilità per affermare con certezza l'esistenza o la non esistenza di Dio. Quindi in un certo senso la sua è anche una forma di ateismo, se noi concepiamo l'essere come Dio. E quindi con Gorgia, altro che uno che fece, diciamo, giochi di parole o che voleva scherzare dicendo nulla esiste e via dicendo, Gorgia è stato il primo filosofo del pensiero occidentale a negare praticamente la metafisica e soprattutto la capacità dell'uomo di poter andare oltre determinati limiti. Quindi il suo è sostanzialmente una forma anche di pessimismo, come dire, è un riconoscimento dei limiti, delle possibilità conoscitive dell'uomo, cioè la mente dell'uomo, l'uomo sì, col suo pensiero, col suo ragionamento e quant'altro, comunque non può conoscere gli aspetti ultimi e fondamentali del reale. Quindi ci troviamo di fronte
alla distruzione di ogni forma di metafisica, di teologia e di cosmologia. Quindi Concordia, ecco, lui riconosce i limiti appunto dell'uomo, e quindi lui nega la possibilità di ogni forma di metafisica, di cosmologia e di teologia. E allora, tra l'altro, Gorgia aveva anche una visione abbastanza tragica della vita, era molto pessimista. Per lui, la vita dell'uomo è spesso dominata dal mistero, dall'ignoto, dall'irrazionalità, dal caos, e le stesse azioni dell'uomo non sono guidate da una logica, dalla verità, ma spesso invece le azioni dell'uomo sono invece guidate, sono accompagnate dalle circostanze, dal caso, dalla menzogna, dalle passioni e via dicendo. Quindi lui da questo punto di vista era molto pessimista, aveva una visione abbastanza triste e tragica della realtà. Allora, in tutto questo, cosa resta all'uomo? Quindi l'uomo, non esiste l'essere, anche se comunque esistesse, l'uomo non può conoscerlo, e anche se l'uomo potesse, conoscerlo, non sarebbe in grado di comunicarlo. Quindi questa visione tragica della vita, il pessimismo, la vita è dominata dall'ignoto, le azioni dell'uomo sono guidate dalle circostanze, dalle passioni e non invece da una logica, da una verità. Cosa resta all'uomo? Qual è, diciamo, la carta che l'uomo può giocarsi, può avere, diciamo, a suo favore? È il linguaggio, è la potenza della parola, e quindi Gorgia, tra l'altro, vabbè, un sofista, quindi l'esaltazione della retorica, perché secondo il nostro filosofo il linguaggio ha una grande potenza. Il linguaggio infatti può suscitare la gioia, può calmare le nostre paure, i nostri stati d'ansia, può addirittura eliminare il dolore. E quindi il linguaggio addirittura permette all'uomo di poter dominare gli stati d'animo. Quindi in questo scenario abbastanza tragico di questo filosofo, che appunto riconosce e mette in evidenza i limiti dell'uomo, cioè di un uomo che non può comunque con le sue forze, con il suo impegno, con il suo pensiero andare oltre determinati limiti. Quindi un filosofo che sicuramente ha negato le possibilità conoscitive dell'uomo, soprattutto negli aspetti ultimi del reale, quindi nell'ambito metafisico, in tutto ciò che va, ecco, in un certo qual modo oltre questa vita, questa esistenza. L'unica cosa a disposizione, l'unica carta vincente è il linguaggio, quindi la forza della parola, che addirittura può calmare gli stati d'animo, può suscitare la gioia, può creare anche la pietà e via dicendo. Va bene, alla prossima e buona serata, ciao.